È seducente e non a caso ha espresso una grande letteratura, una grandissima letteratura. Che fa parte a tutti gli effetti della letteratura italiana, non solo della letteratura napoletana. La grande letteratura di Napoli non è soltanto quella che appare oggi nella promozione continua anche del genere criminale, che certo non giova la città, ma perché non fa prendere coscienza di niente quando il crimine diventa spettacolo. Il mio modesto giudizio, ecco, su questo fenomeno è drasticamente negativo. Bisogna andare ad altri scrittori, ad altri scrittori come Raffaele La Capria, per esempio, come Ermanno Rea, come la grandissima autrice del Mare non bagna Napoli, ricordate, ora mi verrà in mente la Ortese, grazie, provvedete misericordiosamente ai vuoti di memoria di un settuagenario, La Ortese, grandissima autrice. Però tutti hanno scritto un po' lontano da Napoli. Il mistero napoletano di Ermanno Rea è per me uno dei più grandi libri italiani degli anni 70. L'Ortese se ne andò in Liguria a scrivere quel Mare non bagna Napoli, che è uno dei ritratti più sconvolgenti della città. Tanto da obbligare altri grandi intellettuali napoletani, ricordo per esempio l'intervento di Antonio Ghirelli, ricordate quel celebre giornalista storico di Napoli, che fu anche il più stretto collaboratore del presidente Pertini, a intervenire per dire che il giudizio dell'Ortese non era accettabile. Troppo amore, forse, ecco, e la delusione che in alcuni grandi napoletani ha lasciato la città, che un suo storico recente ha definito la città dei tanti tradimenti. Portava a delle rappresentazioni di Napoli addirittura raccapriccianti. Io ricordo un passo di questo libro dell'Ortese, in cui l'Ortese ha quasi come una malparte femmina, denunciava la presenza dell'antropologia di Napoli, di storpi, di nani, di mostruosità di natura, e si chiedeva, ecco, da dove viene, dalla storia di Napoli, dall'abitudine all'incesto addirittura, in certi quartieri, quindi con una durezza, ecco, di rappresentazione e di immagine che forse poteva permettersi solo una napoletana. Le stesse cose che aveva detto Malaparte, come sapete, erano state respinte al mittente dal Consiglio Comunale di Napoli, che riunito in seduta plenaria, destra e sinistra, aveva condannato Malaparte, lo aveva definito persona non gradita, e quindi gli aveva intimato di non varcare più la soglia della città. Ecco, Napoli è questo, Napoli è anche questo. Non si finirebbe mai veramente di ragionare su questa città, che è una città, per quanto molto spesso abbia tradito lo Stato e tradisce abitualmente lo Stato non rispettando le regole dello Stato, potrebbe essere definita una città-Stato, essa stessa, abituata a essere nel Settecento, nell'Ottocento, una capitale, insieme a Parigi, insieme a Londra, la più grande città italiana e una delle più grandi città europee.
E poi Macri osserva che ha ceduto tutto in silenzio, rassegnata, quando Giulietta Garibaldi ha conquistato Napoli dopo il Volturno, l'ha consegnato al suo luogotenente, che è diventato dittatore di Napoli, il che ha creato quella mediazione utile per annettere Napoli all'Italia. E Napoli non si è ribellata. Osservava Macri anche che Napoli non ha mai creato, è un'osservazione che io trovo molto interessante, problemi politici. Non ci sono state rivolte a Napoli. Le rivolte nel sud ci sono state in Sicilia e ci sono state in Calabria. Allora lui parla di una Napoli che si è rassegnata, una Napoli quieta, una Napoli che assomiglia al suo Vesuvio, dorme e potrebbe esplodere. Sono immagini tra il sereno, il quietistico e l'apocalittico, che vengono a tutti gli osservatori di questa, ripeto, di questa comunità che costituisce uno stato di eccezione, che non significa cosa eccezionale nel senso positivo, solo positivo, ma uno stato di eccezione culturale, politico e anche per quanto riguarda la sensibilità. Tanti scrittori, quanta letteratura. Tanto che Napoli a volte diventa quasi letteratura nel modo stesso in cui i napoletani, il popolo napoletano, quel popolo che un tempo si chiamava plebe, che prima dell'unità d'Italia si chiamava plebe, e che i Borboni chiamavano semplicemente con il termine lazzaroni, il lazzaronismo. Riflettevamo l'altro giorno che il lazzaronismo è una forma arcaica ma sopravvivente di populismo. Il popolo lazzarone. Nel caso di Napoli, popolo lazzarone perché la monarchia desiderava questo patto scellerato, un popolo lazzarone senza diritti, che si accontentava di vivere nel bisogno e a volte anche nella miseria, che però corrispondeva con una sostanziale fedeltà. L'ultima rivoluzione a Napoli c'è stata, ma una rivoluzione di soli intellettuali, con gli intellettuali illuministi della rivoluzione napoletana del 1799. Eleonora Fonseca de Pimentel, Mario Pagano, cioè il ceto più aristocraticamente raffinato della città, di idee illuministe, educato dal modello della rivoluzione francese, si ribella ai Borboni e i Borboni rispondono così come ha sempre risposto la monarchia assoluta, con i patiboli, mandando, impiccandoli. Dopo quelle impiccagioni non ci sono state più rivoluzioni. E allora, questa quiete è una quiete prima della tempesta ed è una quiete che si manifesta in stati di dramma, non attraverso un gesto politico in cui si identifica la popolazione, ma attraverso quella endemica sovversione che spezza Napoli, che è la criminalità. Vi ho riportato anche analisi di studiosi che ci consentono di approfondire anche al di là della cronaca, ecco, questo aspetto di quanto sia incidente, incisiva, la malavita nella vita, ecco, della città. Quindi le maschere, certo, siamo chiamati a parlare di maschere e anche a dilettarci di maschere napoletane. La stessa Napoli è una maschera. La capacità di Napoli di rappresentare se stessa, la naturale vocazione di Napoli alla spettacolarizzazione di se stessa, alla teatralizzazione di se stessa. Uno scrittore, Marai, grande scrittore ungherese,
ebbe un suo soggiorno a Napoli e ne ha tratto un libro su Napoli, che vi consiglio di leggere, perché anche qui l'occhio straniero, ecco, consente di guardare più a fondo, dove per esempio ci dice che anche il disagio di vivere a Napoli viene rappresentato con la grande dignità e anche con lo spessore inventivo dello spettacolo, ecco, dello spettacolo e della teatralizzazione, anche la teatralizzazione della miseria. Non avviene in tutte le città, anzi avviene in rarissime comunità. Questo indubbiamente è un tratto distintivo, ecco, di quella cultura. E naturalmente non potevano non nascere in una città come Napoli le due più grandi maschere del teatro e della comicità pura della storia italiana. Tutti e due estremamente popolari, Edoardo De Filippo nel teatro e Totò nel cinema. Ecco, sono qui anche perché libri recenti ci consentono di conoscere più a fondo questi attori, questi personaggi che ci sembra di conoscere perché li abbiamo visti infinite volte. E la loro storia, ecco, la loro biografia, pervenuta recentemente anche a libri molto dignitosi, ecco, ci consente di capire non soltanto più a fondo, ecco, la loro vicenda personale, biografica, ma la capacità che hanno avuto di rappresentare appunto quella comunità di cui soprattutto Totò, più di Edoardo, è considerato una specie appunto di santo patrono, insieme al santo titolare ovviamente, ecco, della funzione che è San Gennaro. Comincerei da questa bella, io mi sono divertito molto, quindi sono sicuro che riuscirò a trasmettervi almeno qualche riflesso di questo divertimento. Il maggiore totologo italiano, Alberto Anile, che ha dedicato la sua vita allo studio della biografia e delle carte della biografia di Totò, ha dedicato al grande attore. Si intitola Totalmente Totò, vita e opere di un comico assoluto, è pubblicato nella biblioteca della Cineteca di Bologna, quindi una biblioteca che garantisce, diciamo così, la bontà, ecco, del prodotto. Erano uscite tante biografie piuttosto approssimative di Totò, la stessa biografia che ne aveva scritta la figlia Liliana, l'unica figlia, almeno che si conosce, era una biografia che tendeva più che altro alla leggenda e al mantenimento, alla conservazione della leggenda. A questa biografia di Anile si accompagna un'altra eccellente biografia di Maurizio Giammusso, vita di Edoardo, la prima grande biografia dell'uomo di teatro napoletano, scomparso nel 1984. In più Edoardo ha avuto anche l'onore di vedere la sua opera, il suo teatro, pubblicato prima in una edizione in audio del 1979 e poi nei tre volumi di tutto il teatro di Edoardo, è pubblicato nei classici italiani della Mondadori, nei Meridiani. Ho portato soltanto il primo volume, che è dedicato alle cantate dei giorni pari. Come sapete, appunto, il teatro di Edoardo
era un teatro distribuito lungo i giorni della vita, lungo i giorni del calendario, e con la sua semplice ma profonda filosofia distingueva soltanto tra giorni pari e giorni dispari, ecco, con tutto quello che i pari e i dispari comportava. Quindi abbiamo a disposizione, per quanto riguarda Edoardo, di fatto le opere scritte. Noi abbiamo visto molte cose di Edoardo alla televisione. Ho notato, per esempio, che in televisione va sempre, quasi sempre, Filomena Marcura è tra i capolavori, appunto, di Edoardo la più rappresentata. Famiglia, i figli sono pezzecore, il matrimonio all'italiana, mentre ci sono altre opere come Natale a casa Volpiero e questi fantasmi, ecco, sono dei capolavori assoluti. Faccio osservare qui, ecco, il fatto che un uomo di teatro, figlio del teatro, che è il padre di Edoardo De Filippo. Il padre di Edoardo De Filippo è il più celebre attore napoletano della fine dell'Ottocento, Edoardo Scarpetta. Non è mai esistito un padre legittimo. Edoardo Scarpetta ebbe dalla sua amante, che lui però voleva rappresentare a tutti come la sua nipote, Luisa De Filippo, ebbe 3 figli, Edoardo, Peppino e Titina, che conservarono poi il cognome De Filippo. Edoardo ha succhiato il teatro, nel grembo, mi verrebbe da dire nel grembo paterno, ecco, più che nel grembo materno, perché è nato attore, ha cominciato a recitare a 4 anni, portando l'arte della recitazione a quei livelli che conosciamo, cioè alla quintessenza. È l'attore che non deve fare nient'altro, neanche muovere un dito, neanche dire una parola. Edoardo De Filippo scrisse il più grande storico del teatro italiano nel momento in cui gli veniva assegnato il premio Feltrinelli dell'Accademia dei Licei, quindi avete un riconoscimento assoluto della cultura ufficiale italiana. Al commediografo che fino agli anni 30 e 40 era stato anche discusso perché appartenente ad una sfera di cultura considerata medio bassa, il dialetto, anche se Edoardo, raffinatissimo intellettuale, sapeva anche che bisognava emanciparsi dal dialetto, emanciparsi anche da certa piccola cronaca napoletana e trasformare Napoli in qualcosa di diverso, in un simbolo universale, come certi scrittori trasformano la loro città in un simbolo universale. E quindi emanciparsi e trasfigurare Napoli in qualcosa che potesse parlare a tutti, soprattutto ai non napoletani, perché non fosse un gergo, non fosse un idioletto. Giovanni Macchia, nell'assegnare il premio dell'Accademia dei Lincei per il teatro nel 1972, scrisse: Edoardo De Filippo, eminente uomo di teatro, riassume nella sua personalità 3 figure rimaste nella pratica odierna del palcoscenico, isolate e divise, ma che dal Ruzzante a Molière ai nostri comici dell'arte costituirono gli elementi essenziali della drammaturgia. L'autore, l'attore, il regista. Ora, questa è l'eccezionalità del
del fenomeno Eduardo e della sua idea di teatro. Sappiamo che l'autore è solitamente scisso, separato dall'attore e il regista, anzi poi addirittura il regista, è cresciuto a un punto tale, un po' come il direttore d'orchestra, con rispetto ai titolari delle musiche, e il regista sembra quasi l'autore, sembra quasi l'autore aggiunto del teatro. Apro una parentesi, è uscito un libro bellissimo, vi consiglio, Le memorie e i ricordi di Luca Ronconi. È appena uscito, ho potuto leggerlo negli ultimi tempi, di quello che dopo Strehler probabilmente è stato il nostro più grande uomo di teatro. È uscito da Feltrinelli.